Salve e benvenuti alla finale di Astreg. Io sono Jack Sunslight e in questo video della Gormanalisi analizzeremo Barbataus, il signore del popolo della foresta di seconda serie, terminando quindi le Gormanalisi di questo popolo. Fatemi sapere nella sezione commenti di quali Gormini del popolo della terra volete vedere la Gormanalisi per primi. Ma prima, sigla! Cominciamo con l'aspetto e ispirazione. Barbataus è un Gormita compatto, dall'aspetto un po' troncoso come alcuni dei suoi sudditi, ma con importanti differenze. Oltre alla testa seghettata che mi ha sempre ricordato Bart Simpson e le sue dimensioni mastodontiche, il suo corpo non è un blocco unico di legno, ma sembra essere composto da più piante. Ad esempio la barba, i capelli e le spalle, che nell'album vengono riferite come chioma, che espande per proteggere la foresta. Dettaglio interessante è la presenza di rocce come parti integranti del suo corpo. Si possono notare alla base delle liane allungabili sul suo braccio sinistro, come struttura base dei suoi piedi, nel braccio destro dove si trovano come artigli stile Wolverine, e le sue chiappe ne sono composte interamente. In ciascuna di queste parti sembra che le liane stiano trattenendo le rocce dallo staccarsi dal corpo principale. Nella forma Atomic, le rocce cambiano colore, assumendo lo stesso di alcune liane. Ma suppongono che o vengono ricoperte da uno strato di legno o vengono sostituite con parti organiche con simili caratteristiche. Comunque, resta il fatto che lì c'è quella parte resistente e dura. Interessante, comunque. Come per gli altri gormiti troncosi, l'ispirazione principale potrebbe essere Barbarbelo, dal Signore degli Anelli. Vediamo anche un nome simile, poi. Un'altra ispirazione invece potrebbe essere data dalle statue Tiki, almeno per le caratteristiche facciali. Passiamo agli eventi che lo riguardano. Nelle carte descrittive viene detto che la vita è iniziata quando gli occhi di Barbataus si illuminarono, e nell'album che la sua saggezza esisteva da prima ancora che Gor venisse creata. Queste certamente sono esagerazioni per dire che è estremamente vecchio e saggio, però ve le cito per completezza. In qualche punto della sua vita ha promesso di proteggere la Foresta Silente, ma anche di rimanere neutrale nei confronti di ogni forma di politica, sia estera, non volendo partecipare al torneo inizialmente, che interna, dato che non fa parte del Grande Consiglio. Sarebbe figo se il motivo di ciò sia dovuto da qualche suo errore in passato, magari ha compiuto qualche atrocità in nome del popolo della foresta e vuole evitare di compierne ancora, rendendosi conto dell'errore. La prima volta che appare è durante la saga della Grande Eclissi, nella selva di Agar, dove Troncannone, a nome del Gran Consiglio, gli chiede di partecipare al torneo sulla piana di Astrag, data la sua esperienza di implacabile guerriero e la sua saggezza. Barbataus all'inizio sembra di non voler accettare, a causa della sua volontà di rimanere neutrale, ma si presenterà comunque al torneo. Nel primo round affronta Helios e lo sconfigge sfruttando la sua inesperienza e presunzione. Però riconosce la sua abilità. Nel secondo round, invece, va contro Carapax. Durante lo scontro, Barbataus invoca il soffio della foresta per guardare nell'animo del suo avversario e vede che è puro di cuore. Riconoscendo che è una persona giusta per governare sull'isola di Gorm, si lascia colpire in pieno dalla sua onda degli antichi spiriti, perdendo così lo scontro. La teoria del suo passato spiegherebbe perché ha preferito far vincere Carapax. Il rimorso gli fa pensare che il suo cuore non è puro e quindi non degno per governare su Gorm. Diamine quanto potenziale ha questo personaggio. Dopo che Carapax viene sconfitto dal Rore Profondo, aiutato dall'Incubo di Fuoco, Barbataus collabora con gli altri signori per un attacco coordinato per fermarli. Poi si allea con gli altri signori formando l'Alleanza dei Popoli del Bene. Nella saga del Grande Inganno, appare brevemente quando il vecchio saggio gli rivela che l'antico mimetismo, il potere atomico del popolo della foresta, si trova nella saggezza del suo popolo. E quindi in un certo senso si potrebbe dire che è sempre stata nel suo cuore. Nella saga dell'Eclissi finale, a causa del tradimento di Helios e la sconfitta dei popoli del bene, la foresta sta venendo bruciata. Vediamo Barbataus parlare con i membri del suo popolo sulle condizioni terribili della foresta, e poi lo rivedremo nella piana della Mistica Rugiana parlare della situazione di Gorm in generale con Colossus e Carapax, attorno al sacro altare della vita.
Disperati, si stringono in un abbraccio, ma le loro lacrime richiamano a Gorm il sommo luminescente. Da questo momento in poi non fa più nient'altro di rilevante, appare brevemente verso la fine del corto di questa stessa saga, e nel magazine ferma Colossus dall'ammazzare Falco Silente, affermando che se avesse avuto cattive intenzioni avrebbe già attaccato. E che poi partecipa anche al conflitto finale, dove verrà risucchiato nella bolla dimensionale assieme agli altri signori della seconda serie. Tranne Orrore, vabbè. Terminata la sua storia, è tempo di elogiare le sue abilità. Barbataus è sorprendentemente forte. O forse sono solo io che sono abituato con il suo popolo relativamente debole e inefficiente. Partiamo dal lato del combattimento corpo a corpo. I suoi colpi sono abbastanza potenti e il suo corpo abbastanza resistente da, come minimo, pareggiare Carapax in forza fisica e resistenza. Il suo braccio destro può compiere dei montanti veramente potenti, come vediamo nei giochi per Digiblast, mentre il braccio sinistro serve a compensare la mancanza di attacchi a distanza. Infatti le liane allungabili vengono usate proprio per sbattere a terra e sconfiggere Helios mentre stava in aria. Inoltre possono essere usate per compiere attacchi stealth, facendole muovere sottoterra. Ma queste non sono solo le sue uniche armi. Dalla sua testa può far fuoriuscire un fortissimo veleno che diventa letale quando si trova di fronte al suo nemico. Ma viene anche detto che questo vapore viene anche utilizzato per percepire ogni movimento intorno a lui. Non mi sembra molto chiaro se in realtà sono due gas diversi oppure solo uno che viene attivato quando ci si trova a combattere, ma in ogni caso in un combattimento ciò è davvero utile. Con la forma Atomic ottiene l'antico mimetismo, quindi ora è in grado di nascondersi perfettamente con la natura circostante per compiere attacchi a sorpresa. Inoltre sappiamo che ha qualche abilità spirituale. Sappiamo del soffio della foresta che gli permette di vedere l'animo del suo avversario, utile per scopi strategici, e nel suo grido di battaglia delle sue battle card Atomic lo sentiamo invocare gli spiriti della foresta silente. E queste sono le sue skill combattive, ma dobbiamo necessariamente trattare anche la sua grande esperienza. Sappiamo che di per certo è uno dei gormiti più vecchi della seconda serie, secondo solo forse a Sentinella Antica, e quindi ha una grande esperienza alle spalle. Troncannone cita il suo passato da guerriero, descrivendolo come saggio e implacabile. In ogni suo scontro valuta attentamente tutto ciò che avviene nelle circostanze, grazie al suo fumo, e analizza perfino il suo avversario leggendogli l'animo, grazie al soffio della foresta. Con il potere Atomic, questo suo atteggiamento analitico viene supportato dalla possibilità di potersi nascondere, per poter studiare il suo avversario. La maggior parte dei gormiti fa solo uso della sua forza bruta, che però perde valore se non supportata da un minimo di abilità strategica e di esperienza in combattimento. Infatti lo vediamo in Colossus, quando usa troppa forza e apre il terreno sotto di lui. Ed è proprio questo suo atteggiamento che rende Barbataus davvero tenibile. E non è finita qui! Adesso si entra nel campo di pura speculazione, ma non credo che le rocce presenti nel suo corpo siano naturali. Nel senso che, secondo me, Barbataus ha modificato il suo stesso corpo per migliorare nel combattimento. Non ci sono altri gormiti di questo popolo che includono rocce come parti integranti del loro design, tranne Troncannone che però le usa solo come proiettili, rocce taglianti del braccio destro, rocce ai piedi per abbassare il baricentro e avere più stabilità, oppure rocce al posto delle chiappe per averle più sode possibile. Tutte modifiche per migliorare le sue abilità in combattimento. Non mi sembra nemmeno uno stretch troppo grande, data l'esperienza, l'età e l'abilità strategica di combattimento questo gormita. In questo caso, con la forma Atomic, queste parti di roccia verrebbero semplicemente ricoperte in legno per aumentare stabilità, dato che fino a quel momento erano tenute in piedi da liane e basta. Quindi un coperchio di legno potrebbe essere, diciamo, comodo. Quindi, ricapitolando, qui abbiamo un guerriero implacabile con anni se non secoli di esperienza alle spalle, che analizza il suo avversario in praticamente ogni modo possibile, specializzato in corpo a corpo dato gli artigli nel braccio destro, il veleno che fuoriesce dal suo corpo e la sua enorme stabilità, e nel caso del suo avversario lo attacchi da lontano può utilizzare le liane per colmare la distanza. Spero di non essermi scordato niente. Altro. Lo vediamo in tutti i giochi Digiblast a tema gormiti ed era uno dei due gormiti richiesti nel concorso fatto da Giochi Preziosi per decidere il character design di Reboot nel 2014, che però non è mai stato fatto. Fatemi sapere nei commenti chi secondo voi
è il secondo Gormita che veniva richiesto in questo concorso. E fatemi sapere nei commenti anche se vi è piaciuto questo video. Oh, attivo la modalità YouTuber. Vi è piaciuto questo video, ragazzi? In caso iscrivetevi al canale, mettete un pollicione in su e commentate il vostro momento migliore di questo video. Ah, e non scordatevi di farmi sapere chi volete vedere nella prossima Gormanalisi del Popolo della Terra. E con questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale di nuovo, di condividere il video, di rimettere like, cioè toglietelo e rimettetelo. E ci vediamo al prossimo video. Mi diverto con poco, ragazzi, mi diverto con poco.